quindi 6 tonnellate al giorno, quindi il camion ci andrà un giorno sì e un giorno no. Quindi voi capite il risparmio solo sul carburante, sull'usura del mezzo, sul conferimento in discarica dal punto di vista totale. Aggiungiamo inoltre che a giorni, appena ci consegnano i manifesti che aspettiamo ormai da tempo, consegneremo 400 compostiere, per tutti coloro, vedo il signor Canta, che abita nelle contrade, in via Piersanti Mattarella, verrà dotato di una compostiera. Questo consentirà di non conferire tra i residui indifferenziati l'organico, con una stima di diminuzione ulteriore del conferimento in discarica. E quindi questo ci potrà consentire di raggiungere sensibili risparmi e dunque di cominciare a pensare cosa succederà l'anno prossimo. Purtroppo di mezzo c'è la Tares. Il budget che ci ha inviato l'ATO prevede la parte fissa e la parte variabile. Quindi sì, l'ATO ha trasmesso il piano finanziario, quindi ce lo devono, l'hanno inviato sulla mia mail, però ho chiesto che me lo invino ufficialmente con lettera, così che lo si faccia. Per voci di costo hanno messo il personale, lo spazzamento, la raccolta differenziata, queste cose qua. Quindi, e ho fatto passare un altro principio, che ogni due mesi verificheremo i costi. Cioè nel senso che questo budget che è stato approvato è sottoposto ad una concadenza... Il budget è flessibile perché io posso chiedere servizi aggiuntivi, posso chiedere il servizio domenicale, che prima si faceva ma non si fa più, per risparmiare, non si fa più il notturno o quantomeno si fa soltanto una notturna. Una domanda, in quelle 8 milioni di euro che hanno chiesto di... No, 8 e 9. C'è scritto sotto per caso, ci avvaliamo la possibilità di che ci sono modifiche di... Di integrarlo, cioè nel manifesto sono questi e basta, abbiamo no, congelato. Ma scusami, in quell'8 e 9 non ci risentiamo, in quell'8 e 9 non ci sono 2000, non ci sono 2000, non è definitivo Marco, non è definitivo, mancano 2011 e 2012, quindi il costo è necessariamente destinato ad aumentare. È destinato ad aumentare, quindi l'8 e 9 è servito per cristallizzare una cifra, per poter andare all'assessorato e per poter avere cifre concrete e poter fare un piano di riequilibrio, perché altrimenti la conseguenza sarebbe stato che due secondi dopo il comune sarebbe stato in dissesto.